Consegnati i lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, un investimento di circa 280.000 euro che vedrà impegnate tre ditte, una di Caltanissetta e due dell'Agrigentino, che dovranno entro 90-100 giorni ampliare e ammodernare i locali delle nuove piastre già predisposti tempo addietro, rendendoli più efficienti anche dal punto di vista dell'accoglienza dei pazienti e dei percorsi che conducono alle prestazioni sanitarie. Lavori che saranno eseguiti nei locali adiacenti all'attuale pronto soccorso, che non intaccheranno con la funzionalità dei servizi sanitari erogati, come ribadito durante la conferenza stampa dal direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono, che affiancato dalla direzione strategica, dall'area tecnica e dai progettisti ha illustrato nel dettaglio gli interventi che saranno attuati. Sono estremamente soddisfatto perché le tre ditte che si sono aggiudicate i lavori oggi ci hanno confermato che c'è la possibilità di rispettare i tempi, cosa che io ho chiesto il rispetto dei tempi e la qualità della prestazione che loro dovranno dare, quindi le ditte hanno da 90 a 100 giorni per poter ultimare i lavori e penso che facendo il calcolo noi probabilmente nel periodo di Natale potremo dare alla fruizione dei nostri utenti un pronto soccorso degno di questo nome. Sono estremamente soddisfatto del progetto che si è realizzato perché si è realizzato in modo assolutamente condiviso da parte della direzione strategica, degli uffici tecnici, del progettista, degli operatori sanitari, del primario, in modo tale da cercare di realizzare un'opera che potesse essere quanto più funzionale possibile. Il pronto soccorso avrà diciamo dei percorsi ben definiti. Ci sarà una nuova camera calda, ci sarà una bella grande sala d'attesa per il personale, per le persone che dovranno accedere al pronto soccorso, ci sarà un passaggio attraverso il triage dove dopo il triage ci sarà sia una sala d'attesa sia un percorso veloce per quanto riguarda i codici rossi. Saranno previsti 5 ambulatori, quindi ci saranno gli ambulatori per l'isolamento, l'ambulatorio per i codici rossi, l'ambulatorio per i codici verdi, l'ambulatorio per i codici gialli e sarà previsto ed è previsto già un ambulatorio per i codici rosa, che voi sapete sono quelle persone che subiscono violenza, che verranno isolate e quindi avranno un'area di assistenza che sarà specifica per loro, come pure è prevista una sala dove le persone che dovranno essere sottoposte ad accertamenti o che sono sottoposte a terapie che vengono verificate potranno stazionare monitorizzate e comodamente in letti appositamente predisposti.